Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se siete stati attratti dal look occhi, vi anticipo già settimana prossima tutorial. Tornando a noi al video di oggi, mega 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 haul. Raga, qua davanti a me ho tantissime cose. Come per l'ultimo haul ho sia cose di Shein. Stavolta sono stata molto brava perché me le sono raggruppate da una parte tutto Shein e dall'altra parte tutto il resto che c'è un po' di Vinted, un po' di Primark, profumeria, online, eccetera, di tutto, ragazzi, di tutto. Io direi di iniziare e iniziare da Shein, dai. Tra l'altro vi farò anche vedere qualche prodottino che appunto nel video di settimana prossima vedrete in azione. Un rotolo di adesivo marmo. Io qua ne ho giusto un pezzetto. Ovviamente il rotolo che vi arriva ha una lunghezza di circa un metro e qualcosa. Io ho solamente dei pezzetti perché l'ho già utilizzato. Comunque questo è l'adesivo, cioè secondo me è fatto veramente 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 bene, a parte che è super lucido e io amo questa cosa, ma poi anche la stampa non è per niente pixelata, trovo che sia fatto veramente bene, super approvato. Ero indecisa tra la versione scura e la versione classica chiara. Alla fine ha vinto il mio animo dark goth e quindi quello scuro, però se vi può interessare sappiate che c'è anche chiaro e non appena l'ho applicato sulla scrivania vi assicuro che mi era venuta subito voglia di prendere tipo un bancale intero e ricoprirci casa. Credo che mi dovrò trattenere purtroppo. Passiamo ora a cose sempre che mi hanno aiutato a rinnovare la mia scrivania e sto parlando di questo organizer rosino. È molto carino secondo me, così comunque c'è anche in versione trasparente e giallo con i glitterini dorati, se vi può interessare. E non ha ganci né niente, quindi se ne avete altre uguali e li volete impilare, lo potete fare tranquillamente. Nel piano di sotto, diciamo così, ho voluto sistemare tutte le mie blender e sopra ho voluto mettere cotton fioc, quelli che hanno un lato appuntito per il make-up, che li uso tantissimo. Ultima cosa per quanto riguarda vanity barra scrivania, perché ho tutto in uno praticamente. E questo, raga, sappiate che è il motivo per cui insieme al marmo ho fatto questo ordine di Shein, ovvero lo specchio che, vabbè, ve lo faccio vedere così che così si vede il mio riflesso e non vi acceco. È veramente bello qua attorno a tutti i LED freddi. Ha il cavo, a differenza di quello che avevo prima, va appunto solamente con cavo a presa USB, non ha il tastino per le pile. Questo non so che cosa sia, ma non ce lo staremo a chiedere, non è comunque per le pile perché non si può proprio aprire. E poi, raga, è rosa, pietra per skincare. Io non so come si chiami, quindi, raga, pietra per skincare. Ne avevo già una uguale, identica, rosa, fatta proprio identica così. Ne ho voluta prendere un'altra per fare tipo questo massaggio e tipo farlo insieme quando ho il siero. Non lo so, mi sembrava carino appunto averne due per farlo in contemporanea. Setting spray, questo ultimamente è super famosa, questa collezione a tema picnic di Shiglam, e quindi ho voluto assolutamente provare questo setting spray che, come potete vedere, è tipo gelatinoso, è super 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 strano e ha un'ottima profumazione. Sempre della collezione Picnic ho voluto provare anche questo blushino in crema, ovvero il Cherry Color Gem nella colorazione Afternoon Peach. Questa è la colorazione che l'avete già utilizzato perché è il video di prossima settimana, raga. Se mi seguite su Instagram, se non lo fate, direi che questo è il momento giusto per andare a farlo. Vi ricordo che giù in info box trovate tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io spesso posto il look pin up e quindi ho voluto prendere due cerchietti. Questo, vabbè, raga, questo che dire, è super pin up, anzi forse mi sa che me lo metto subito. Lo amo, è veramente fatto bene. Wow, mi piace tantissimo. Non so in realtà quanto ci posso stare con la coda così, col look di oggi, ma è così bello. E poi ho voluto prenderne anche uno super semplice, nero, easy, perché a volte mi capita magari di fare la frangetta, la Rockabilly Bangs, o più che altro outfit goth, non propriamente pin-up, e magari i pois non ci stanno propriamente bene. Ne ho uno simile a pois così, in bianco e nero, però capita magari che a volte non ci stia propriamente bene e non è troppo bello a volte da vedere l'attaccatura, a volte non mi viene subito, quindi devo riempirla con mille forcine, quindi capite che non è proprio la cosa più bella del mondo, e questo per quelle situazioni trovo che sia perfetto. A proposito di frange, andiamo avanti. Ho voluto provare questa frangettina. Devo dire che è abbastanza naturale. Me l'ero provata, me la provo anche adesso.
adesso. Non so in realtà quanto possa rendere, essendo che ho la coda. Ha una clip sul retro ed è abbastanza facile da mettere in teoria. In teoria, eh. Ora, come vi stavo dicendo, avendo la coda è un po'... Ok, questo è l'effetto. Raga, decisamente non era ciò che mi aspettavo, nel senso, come colore ci può anche stare. Il problema qual è? Che io volevo una frangetta da tagliare corta, un po' in stile goth, no? E mi serviva molto più piena di così. Questa è tipo speracchiata e serve per fare tipo le frangette un po'. E no, io volevo proprio una frangetta vera e propria, bella, piena. No, questa non è assolutamente la mia cosa, però non lo so. Come vi sta? Fatemi sapere. Io ho avuto la frangia per tantissimo tempo, ma si parla di un sacco di anni fa, lunga così. E non lo so, non era propriamente la mia cosa. Poi me l'ho tagliata corta e mi piaceva decisamente di più. Diciamo che con il mio tipo di pelle non è forse la scelta migliore del mondo. Però mi piace molto la frangetta corta. Questa non lo so. Non vi saprei neanche dire, però come effetto è abbastanza naturale. E sempre per restare in tema capelli finti, ho voluto prendere questa coda rossa. Anche questa ha dietro un pettinino, appunto per incastrarsi meglio ai vostri capelli. Questo è un po' un meh. Vi spiego. A parte che il colore non matcha perfettamente con il mio, altra cosa, pensavo che fosse decisamente più lungo, invece è più o meno lungo come i miei capelli quando sono lisci. Quindi anche lì meh, l'avevo preso per fare la treccia alta. Quindi diciamo che il colore in questo caso non è troppo troppo un problema, perché si va a tipo creare questa sfumatura che non è neanche troppo malvagia. Il vero problema di questo, raga, qual è? Questi lacci sono una cosa indecente, sono veramente veramente brutti questi laccetti, raga. Io avevo una coda simile, in realtà, decisamente più corta, motivo per cui ho voluto prendere questa più lunga. Questo cosino lo ha praticamente solo da una parte, ma invece che essere fatto di tessuto è fatto con una ciocca di capelli. E serve ad andare a fare l'effetto che ho praticamente fatto oggi con i miei capelli, ovvero andare a nascondere l'attaccatura con una ciocca. L'effetto secondo me è molto più bello. Qui, cioè, proprio, raga, si vede, cioè resta così, si vede che è proprio fake, è veramente veramente brutto. Ora, io l'ho provato un po' così, voglio riprovarlo meglio, magari utilizzando o una ciocca mia, non so bene come nel caso, o tirandone fuori magari una da qui e andando a coprire quello scempio con un pezzo di capelli, anche per renderla più voluminosa, perché a me non piace quando tipo stanno così, e questa sta proprio così, tipo floscia. A me piace che stiano un po' cicciotte, no? Volevo prendere anche nero, ma sinceramente credo che passerò. Adesso in realtà vi dirò, ne ho vista una tipologia con la quale voi praticamente vi fate uno chignon e questo ce ne mettete sopra tipo cuffietta, chiudete e vi fa la coda. Quello mi ispira molto. Ho provato anche tipo quelle che hanno lo spillone così, per intenderci, solo che io, avendo i capelli talmente tanto lunghi, lo chignon viene troppo grosso e non si riesce assolutamente, non copre, cioè tipo esce di lato, non è propriamente bello da vedere. In tutto ciò siamo arrivati all'ultimo prodottino per quanto riguarda Shane, perché poi abbiamo anche tutta l'altra parte, ve l'ho detto che era uno il gigante. E sto parlando di questo toppino. È molto 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 carino secondo me. Ha questa stampa tutta stile witchy con le lunette, i funghetti. L'ho voluta prendere nero e verde perché sia un po' per cambiare. C'era anche in realtà nero e rosa, nero molto attratta ovviamente, solo che appunto volevo un pochino cambiare. E c'è anche da dire che questa è una tonalità di verde che mi piace veramente un sacco. Ho preso la S perché era la taglia più piccola, mi è proprio un filino largo, la XS sarebbe stata proprio perfetta, però diciamo che si adatta. Io direi di passare al resto. Continuiamo questo haul con Vinted, dove finalmente dopo anni e anni di ricerche sono riuscita a trovare una maglietta dei Poison. È una classica t-shirt, infatti sapete che non sono proprio la mia cosa. Difatti, essendo che questa ha la stampa solamente nella parte più in alto, credo che la cropperò tranquillamente, esattamente come per questa degli Skid Row.
ancora si vede che è rossa, sembrava tipo arancione. Altra cosa che in realtà potrebbe anche essere molto in tema con le due magliette che vi ho appena fatto vedere, anni 80, ovvero pantaloni in vinile rosso. Sono super attillati e super a vita alta. Io questi ce li avevo già in nero olografico e raga, li amo tantissimo. Sono veramente uno dei miei pantaloni preferiti. Procediamo con Primark. E ho trovato questa spugnetta bellissima, raga. È una spugnetta di Konjac a forma di Minnie. Eccola qui, raga, è carinissima. Se non sapete di che cosa si tratta, sono semplicemente delle spugnette per la detersione del viso naturali. Passiamo ora a Pinalli. Questo in realtà ve l'avevo già fatto vedere nell'ultimo video make up. Eccola qui, Glimmer Lights, palettina di Nabla di illuminanti. È uscita tantissimo tempo fa, cioè non è assolutamente una novità nel campo del make up, però non ce l'avevo e la puntavo da un sacco, l'ho trovata scontata a metà prezzo. Sempre a tema make up, ho approfittato dei saldi di Marianò per prendere l'Extreme Frost di Jeffree Star nella colorazione Gag Me. Esattamente come per quello viola, anche questa tutto un pack super mega luxury, stavolta però in bianco e rosa. Questo è l'illuminante che non rende assolutamente, però a base trasparente con tutti i glitterini azzurri con shift sul rosa. E full size di Unicorn Blood, che già avevo in mini size, che lo amo tantissimo, ha un colore stupendo ed è pure profumato. Ok raga, siamo giunti al pezzo forte di questo haul. In realtà questa cosa l'ho presa a inizio aprile circa, quindi praticamente un mesetto fa, e se mi seguite sugli altri social sicuramente l'avrete già vista in mille salse, perché ho già fatto tipo foto, video, quindi sicuramente l'avrete già vista. Se non mi seguite e non sapete di che cosa io stia parlando, sto parlando di questo gioiellino. È una borsina a forma di fiocco con la pietra, è tutta super rigida, è del brand Four Bitches. Ok, forse da qui riesco a farvelo vedere meglio, c'è scritto comunque anche qua sopra, però non forse così sì, così rende. Mi ero innamorata di questa borsa quando l'avevo vista da una foto di Megan Fox che ce l'ha in versione arancione. Io l'ho presa nera semplicemente perché è più abbinabile e secondo me ha anche un po' quel vibe semo con il giusto outfit. Raga, secondo me sì, mi ero innamorata in realtà anche di quella fucsia, solo che appunto è un po' meno portabile. Anche quella verde fluo era stupenda, però vabbè raga, non è super capiente, ok? Qua c'è il mio specchietto di Chanel, e quindi quando la si utilizza bisogna stare un pochino attenti, avere un minimo di accortezza, mettere le cose in un determinato modo per fare in modo appunto che si chiuda. Ovviamente raga, cioè non è una borsa pratica, cioè se cercate qualcosa di pratico, no. È esclusivamente per fare l'outfit. In questo mese ho già avuto qualche occasione di utilizzarla e appunto a parte questa piccola accortezza di stare un pochino attenti, per il resto è top. Tra l'altro bellissima anche la scatola in cui vi arriva, che è tutta con questo font tipo Barbie però anni 80. Sapete quanto io ami gli anni 80, quindi sono impazzita letteralmente. Diciamo che era un po' che la stavo puntando e mi sono voluta togliere questo sfizio, perché raga, ogni tanto direi che ci sta, no? E nulla, questo è tutto per questo haul infinito. Comunque fatemi sapere qual è stata la cosa che vi è piaciuta di più tra tutto, e direi che ne avete tra cui scegliere. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video, vi mando un mega bacio e noi ci vediamo settimana prossima con il look occhi. Mi raccomando, non perdetevelo. Ciao!